Nuova puntata di TalkGP. Oggi ovviamente non siamo in diretta come potete vedere, ma siamo in una puntata di quelle importanti, in quelle dove si intervistano professionisti, esperti, opinionisti, chi più ne ha più ne metta. Ovviamente colui che sto per intervistare, che ormai avete letto nel titolo di questo video, ha praticamente tutti questi ruoli, è stato un grande pilota, un grande commentatore, adesso si sta lanciando anche come grande imprenditore. Un grande benvenuto a Loris Reggiani. Ciao Loris. Ciao Fabio e benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, intanto ti ringrazio per essere qui, per me è molto importante. Tra l'altro, come la maggior parte delle persone che hanno circa 30 anni, sono cresciute con la tua voce insieme a quella di Guido a commentare le gare. È stato, secondo me, un momento molto formativo perché erano gli anni quelli dove tutte le persone, anche la casalinga di Voghera, guardavano le gare. Adesso siamo in una fase un po' calante. Intanto, per rompere il ghiaccio, ti chiedo che ricordi hai di quella tua parentesi professionale da commentatore e poi se questo down di ascolti verrà mai superito in qualche modo o secondo te torneremo un po' all'era pre-valentiniana, diciamo così. Allora, il ricordo è ottimo perché ho fatto 10 anni belli, insomma, ho fatto per 10 anni un lavoro che per me non era un lavoro, era andare in giro per il mondo, stare in mezzo alle persone che conoscevo già, al mio mondo, alla mia passione, eccetera. Quindi sicuramente meglio che andare in fabbrica, assolutamente, e doversi reinventare un lavoro che magari è anche duro. Di contro c'è che dopo che hai fatto 16 anni di c'è da dire che dopo che hai fatto 16 anni di protagonismo, perché eri l'attore principale facendo il pilota, fare un lavoro di contorno è un po' come se un attore a un certo punto diventa una comparsa, no? Se un attore che di solito è abituato a fare il protagonista deve diventare una comparsa, quindi un po' questo si fa sentire e quindi mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua, nel senso che mi sembrava di essere un po' squalificato, anche se tutto sommato è un signor lavoro. Fare quel tipo di lavoro lì, però, per me non è stato, cioè è stato bello e appagante per i primi 2 o 3 anni. Perché poi ti rendi conto che andare in giro per il mondo, ma anche dall'altra parte del mondo, 16-18 volte all'anno a raccontare delle cose che da casa vedono benissimo da soli, quindi sì, ha perso l'anteriore. Ecco, diverso è il lavoro di Guido Meda, del vero commentatore, perché lui deve saper parlare, lui è nato per fare questo. Ma il commento tecnico è stupido, tra virgolette, perché dici delle banalità, devi dire delle banalità, perché non puoi dire altro, devi solo commentare quello, e cercare di spiegare quello che hai visto, ma andare in Australia per dire è caduto perché ha perso l'anteriore, mi sembrava abbastanza stupido alla fine. Quindi non avevo più voglia poi di andare in giro per il mondo, fare tutti quei voli aerei per andare sempre negli stessi posti, vedere sempre le stesse facce. Poi quando ci si invecchia, non sopporti meno, conosci meglio le persone, quindi conosci anche i lati negativi delle persone che prima magari invece non vedevi. E tutto sommato, quando ho deciso di smettere di andare, non mi è mancato. Non mi è mancato come quanto invece mi è mancato non fare più il pilota. Ma è stata una decisione quindi tua consensuale e di separazione tra te Sì, e l'azienda? assolutamente. Io ero un collaboratore esterno, non ero nemmeno assunto, quindi quando ho deciso che non avrei continuato, gliel'ho comunicato e loro hanno accettato la mia decisione. Tutto sommato non potevano fare diversamente Certo. e credo che forse non gli sia costato nemmeno più di tanto. Alcune volte avevamo trovato da dire su
però quelle sono cose che succedono in tutti i luoghi di lavoro, soprattutto nell'ultimo periodo, quando secondo me era giunta l'ora di cominciare a valorizzare anche qualche altro pilota, e loro invece puntavano sempre tutto, troppo tutto su Valentino Rossi, che da qualche punto di vista, da un certo punto di vista lo condivido, l'ho condiviso, però secondo me bisognava anche avere un occhio un po' più di riguardo anche per altri piloti italiani che a quel momento c'erano. C'era Marco Melandri, c'era Loris Capirossi, ce n'erano insomma. Col senno di poi devo dire che alla fine avevano ragione loro, perché poi dopo Melandri, Capirossi poi hanno smesso, Biagi aveva già smesso prima, e alla fine l'unico che portava gente, italiani, a vedere, telespettatori al palco all'epoca di Mediaset e poi di Sky, era solo Valentino Rossi. E forse è anche quello che dici, forse però è anche il motivo per cui forse in Italia di più, perché ho visto un po' i dati anche al Mugello, no? Che ci sono stati parecchi vuoti. Io sono andato anche a Misano e anche la domenica c'erano qualche posto vuoto, e qualche anno fa questa cosa non succedeva. Forse però questo focalizzarsi solo su Valentino, seppur poi Valentino l'unico che ha continuato a vincere e comunque ha, come dire, portare i tifosi ad essere sempre vicini al mondo del moto mondiale, però questo ha permesso, anzi non ha permesso agli appassionati di rimanere attaccati al di là della figura di Valentino. Forse il lavoro che suggerivi era quello di ampliare un po' il bacino di utenza, che poi potesse rimanere attaccato allo sport e non tanto al personaggio. Sì, era ovvio che sarebbe successo così in Italia, ma era anche difficile non farlo succedere. Si poteva, secondo me, cominciare prima a valorizzare altri piloti italiani. Non lo è stato fatto, non è stato fatto con Dovizioso, non è stato fatto con quei due che avevo detto in precedenza, e non era stato fatto con nessuno fino al momento in cui Rossi ha veramente deciso di staccare la spina, quindi fino all'anno scorso. E adesso stanno cercando di correre i ripari. Devo essere sincero, per me è anche un po' troppo, nel senso che tutto questo endorsement su un uomo solo, su Pecco Bagnaia, per quanto bravo sia, e non lo nego assolutamente, è così esagerato che rischiano, e secondo me lo stanno già facendo, di farlo diventare antipatico. Infatti era una delle domande. Cioè, Loris, hai colto nel segno, nel senso, adesso forse anche Bastianini, anche grazie alle 4 vittorie di quest'anno, sta diventando protagonista. Però ho notato molto astio nei commenti sui social nei confronti di Bagnaia, nonostante le 7 vittorie, contando l'ultima in Malesia, e quindi tu te lo spieghi per questo motivo qua, cioè troppo endorsement. Due motivi. Questo è uno. Troppo la fidanzata, troppo il cane, troppi genitori, troppo. per un personaggio che non è un personaggio, no? Non è Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, non lo è assolutamente. È più un Andrea Dovizioso, lo vedo più un personaggio di quel tipo lì, no? Sì. Quindi profilo basso, eccetera, eccetera. E quindi rischia veramente di diventare antipatico. E soprattutto diventa antipatico a quei... Io mi viene da chiamarli male, è meglio che non lo faccia, agli OVR, a quelli che sono iscritti a quei canali odio Valentino Rossi. Quindi questo è il secondo motivo. Tutti quelli che odiavano Rossi adesso odiano Bagnaia, perché arriva dalla VR46. Certo. Odiano e odierebbero chiunque altro che arriva da lì. Di conseguenza amano Bastianini perché è dall'altra parte, perché non arriva proprio da quella parte là, no? Quindi c'è questo tipo di antagonismo, che però tutto sommato devo dire che devo ammettere che forse per il
per far aumentare il livello di telespettatori o di seguaci, per quanto ultra siano, e quindi a me non piacciono né da una parte né dall'altra, però forse è la strada giusta, un po' di antagonismo fra i due sicuramente verrà fuori, anzi c'è già, e quest'altro anno ce ne sarà ancora di più perché sono nella stessa squadra, e riporterà un po' di gente a vedere le gare probabilmente. Beh, già solo che il fatto che quest'anno si chiuda ufficialmente, perché non è matematico, chissà come finirà. Certo, Pecco ha un bel match point a Valencia, ma le gare sono le gare, vanno corse fino alla fine per decretare poi la vittoria. Però già che si arriva dopo tanti anni all'ultima tappa per decretare il campione del mondo, ecco, sono passati tanti anni, prima finivano 3-4 gare fa i campionati, soprattutto con Marquez, Valentino, Stoner, Cannibali, Jorge Lorenzo, che concludevano magari a Sepang solitamente. Forse l'ultimo è stato Dovizioso con Marquez, l'ultimo a portare alla fine, all'ultima gara il campionato del mondo, se non sbaglio. Può essere. No, anche scusa, anche Morbidelli con Mir, mi sbaglio? Non se la sono giocata l'ultima gara? Secondo me se la sono giocata a Portimão e poi c'era Valencia. Sì, hai ragione. Comunque, se la sono giocata a Portimão. Quindi senza contare quello, se contiamo Marquez e Dovizioso, ma dovrei andare a vedere, diciamo che anche lì Marquez aveva un bel bottino di vantaggio, quindi sì, aveva un bel vantaggio. L'ultima sfida così in bilico, io penso al 2015, ovviamente andando ancora più indietro, forse il 2006 con Valentino che perde. Ma questa non è in bilico, questa è in bilico esattamente come quella di Dovizioso a rovescio. Sì, sono d'accordo. Dovizioso aveva già quasi perso e Pecco Bagnaia l'ha già quasi vinto. Sì, Marquez, e quindi qua Pecco Bagnaia. Ti chiedo, visto che abbiamo parlato di Pecco e di Bastianini, che voto dai a questi due protagonisti che l'anno prossimo saranno in squadra insieme, e che voto dai a questa stagione che a me è parsa spettacolare, nonostante molti l'abbiano criticata per l'assenza, per infortunio di Marc Marquez che sta tornando adesso? Allora, devo essere sincero, Lo valuto un po' come un campionato che non voleva vincere nessuno e che alla fine uno ha dovuto vincere, o dovrà vincere, perché forse io di sicuro non mi ricordo un campionato della top class che sia stato vinto con così tanti zeri come quelli che ha fatto Bagnaia. Sì, no, anche vero. Evidentemente hanno sbagliato tutti talmente tanto che poi dopo uno ha dovuto portarsi a casa il titolo. No, per quanto, ripeto, per quanto secondo me Bagnaia sia un vero campione, non uno sfigato come in tanti pensano che sia. E sulla stagione di Bastianini cosa ne pensi? Fenomenale all'inizio, molto più di quello che mi aspettassi. Ma quel molto di più me l'aveva già fatto vedere in Moto 2 di quello che mi aspettassi. E secondo me è un talento di quelli da tenere molto bene in considerazione per il futuro, molto bene in considerazione. Perché io avevo battezzato Martin decisamente più forte e mi sono dovuto ricredere, anche se aspetterei un attimo per mettere la parola fine su quello spagnolo lì, perché credo che quest'anno abbia avuto un po' di problemi fisici che non l'hanno lasciato competere come lui sa. Temo che venga fuori l'anno prossimo con un team che non è quello ufficiale. Ovviamente spero di no da italiano, però un po' lo temo ancora. Bastianini, ripeto, mi ha stupito. Poi purtroppo, ecco, forse rispetto a Bagnaia ha un pizzico di talento in più e un po' meno capacità di reagire alle avversità magari del primo o secondo turno di prove o cose del genere, e di trovare la quadra, no? Quindi tecnicamente forse un po' meno a posto,
ma talentuosamente molto, molto valido. L'anno prossimo si può giocare il titolo. Sì, assolutamente. E invece su Martini sono molto d'accordo con te. Secondo me lo switch deve essere mentale, perché sul giro secco è un fenomeno, ma le gare sono fatte di 25-30 giri e quindi poi Sì, vanno portate emblematica la a terra. gara di domenica scorsa, è stata veramente, Eh insomma. sì, assolutamente. Quindi concludo le domande sulla Ducati chiedendoti, uno che vince 7 gare, non è uno normale, non è un brocco. Come ti spieghi tutta questa anche complottismo sui giochi di squadra? O comunque questa grande metterci sempre, puntare il dito sui giochi di squadra? Probabilmente ci sono stati, come ha spiegato Tardozzi, più sul buon senso che dei veri ordini di scuderia, ma tu che come la valuti? Allora, io credo che credo, però è un'opinione personale perché non sono lì dentro, che la verità stia nel mezzo. Loro devono portare a casa questo mondiale a tutti i costi, perché se no si fanno ridere dietro con una moto che qualsiasi pilota ci mette il culo sopra va così forte, perché moto di quest'anno, moto dell'anno scorso, insomma, ormai hanno una superiorità tale, soprattutto rispetto alla Yamaha di Quartararo, che è quasi impensabile che non si debba poter vincere un mondiale piloti con una moto del genere, no? Poi, però, c'è anche da dire che tutti i piloti Ducati che ci sono in pista vogliono continuare a correre con la Ducati l'anno prossimo, e i team che stanno usando Ducati vogliono continuare a usare la Ducati l'anno prossimo, a comprare Ducati l'anno prossimo. Io sono convinto che ci sia qualcosa di più che non buon senso. Sono abbastanza convinto da quello che vedo guardando le facce e quello che succede in pista quando Bastianini si avvicina a Bagnaia, quando Zarco si avvicina a Bagnaia, quando qualcuno è davanti o cose del genere. Poi, insomma, quel nome che c'era scritto sul cartello di Bastianini, quando è passato davanti a Bagnaia, mi è sembrato abbastanza esplicativo. Tardozzi ha voglia di dire: si scrive sempre il nome di chi ti segue, no? Sul cartello di solito lo si scrive accompagnato dal vantaggio, no? Meno uno su Bagnaia o più uno su Bagnaia, e non il nome solo. E basta, come non si scrive Mappotto sul dashboard se non vuoi dire qualcosa di diverso, siccome la Mappotto non esiste. Detto questo, io credo che sia giusto, che il gioco di squadra sia giusto, e non trovo niente di scandaloso nel gioco di squadra finché è legato al tuo compagno di squadra. Quindi stessi colori, stessi sponsor e stesso team manager. Perché se poi invece ti devi far aiutare da 8 moto in pista, diventa un gioco sporco per quanto mi riguarda. Ecco, io non so esattamente come stiano andando le cose lì. Sono sicuro che se possono provare di fare qualcosa per portare a casa questo mondiale, lo facciano, ecco. Ma Forse tu farei la stessa cosa e sicuramente direi le stesse cose che dicono loro ai giornalisti. lo continui a pensare anche comunque dopo la vittoria di Aragon, di Bastianini, dopo Miller che arriva comunque davanti a Bagnaia in Thailandia, cioè comunque ci sono stati dei momenti dove, volendo fare il parallelismo Formula 1, che ti dicono fallo sopravanzare, uno rallenta e fa sopravanzare, perché 5 punti in più oggi o 4 punti più oggi a Pecco aveva già il titolo in mano. Quindi per quello ti chiedevo del buon senso, perché è vero che ci sono stati dei comportamenti che lasciano il dubbio, però poi uno vede il risultato e dice: cavolo, però. Secondo me, finché un mondiale, finché uno matematicamente può vincere il mondiale, sono d'accordo con te che non gli si debba e non gli si possa chiedere, e non l'abbiano fatto nemmeno loro, quindi che non l'abbiano fatto loro con Bastianini, perché non è assolutamente giusto, perché in un mondiale, come dicevi tu prima, può
può succedere di tutto fino all'ultima gara e finché c'hai... cioè, Bagnaia aveva a un certo punto, mi sembra, più di 80 punti di distacco da... da 91. Da Quartararo, eh? 91. Addirittura no, più di 90. Quindi è successo di tutto in questo mondiale, no? Può succedere la stessa cosa a favore di Bastianini da un momento da un momento all'altro, quindi sono sicuro che non gli abbiano chiesto il gioco di squadra, comunque di dover perdere dei punti a favore di Pecco Bagnaia fino a quel momento là. Gli avranno fatto un po' di pressione fino a quel momento lì, giustamente, sul fatto: ragazzi, non fate casini e non buttatevi in terra, no? Ma quelle sono cose che si dicono anche ai compagni di squadra di qualsiasi tipo, per qualsiasi posizione, perché non è giusto, perché non è giusto che due moto, cioè non è giusto, non è bello che due moto della stessa marca, per chi le costruisce, vadano in terra per lottare per una posizione in più, no? È chiaro che la Ducati, certo, che vinca Bastianini o che vinca Bagnaia probabilmente non cambia tanto, no, che vinca Miller o che vinca Bagnaia probabilmente non cambia tanto, poi a un certo punto invece deve vincere uno. Loris, vado un po' veloce perché così ti lascio, sì, poi libero che devi andare. Ti chiedo, Quartararo, Quartararo lo ha perso lui o l'ha vinto Bagnaia? Dovesse andare in quella direzione? No, l'ha perso la Yamaha. Lui si è buttato in terra in Olanda, ma cioè spezza una lancia a suo favore. Per fare un sorpasso lui deve metterci troppo di suo e deve entrare in una maniera, deve frenare 10 metri più tardi, insomma, non ce la fa, con quel motore lì non ce la fai a sorpassare una Aprilia o una Ducati, se non rischi. In quella volta lì ha rischiato e si è buttato in terra. Io sono assolutamente contrario a quello che gli hanno combinato per quell'incidente, cioè dopo lui l'hanno fatto partire da più indietro la gara dopo, l'hanno sanzionato in quella gara lì, poi dopo è caduto, si è fatto male, insomma. Secondo me la Dorn, comunque l'organizzazione in quei casi lì fa delle maialate, che non, scusa il nome, la parola, ma che non stanno in cielo e in terra. Forse loro pensavano che in quel modo lì si rimettesse, forse l'hanno fatto più per rimettere un po' in gioco il mondiale, che sembrava già aver preso una certa direzione, piuttosto che poi alla fine ha fatto peggio, perché alla fine, cioè voglio dire, per un contatto di gara, per una caduta, per un incidente di gara come è stata quella, e nessuno può dire che Quartararo è andato a cercare di far cadere Spargarò, non si devono sanzionare i piloti, perché sennò alla fine sì, veramente vedremo delle gare dove non ci si sorpassa più e dove nessuno rischia più niente. Non è, tra l'altro, come è stato sanzionato Morbidelli a Sepang per il sorpasso su Aleix, e Aleix penalizzato su Binder sotto la pioggia, insomma, bisognerebbe guardarsi un po' in faccia, perché alcuni sono incidenti di gara, tra virgolette, perché altrimenti stai fermo in fila. Sono quasi tutti incidenti da gara, di gara, compreso quello di Nakagami al primo giro, mi sembra, non mi ricordo dove, forse Barcellona. Sì, non mi ricordo. Barcellona. Infatti lui non fu sanzionato. Mi sembra più giusta quella decisione là che non queste ultime, che lasciano veramente il tempo che trovano. E poi, no, non l'ha perso lui. Lui, guarda, Quartararo, da quando è in MotoGP, ci fa vedere che comunque da metà stagione in poi perde un po' la strada. Mm-hmm. Ha sempre fatto. Primo anno sì, l'ha sempre fatto. E quest'anno più del solito. Le gare aumentano, diventano di più. Lui probabilmente ha sempre quel range di gare buone e poi da quel momento in poi invece... disastro. E viceversa, Pecco ci ha fatto vedere che nella seconda parte di stagione va meglio. Per addentrarmi alla domanda successiva sull'anno prossimo su Marc Marquez, Pecco dal Sachsenring, dove cade in poi, quindi prendendo Assen come prima gara utile, ha fatto solo podi le gare che ha portato a termine, con un solo zero, quello del Giappone a Motegi, poi ha fatto 5 vittorie, 2 terzi posti e un secondo posto. Con il ritorno, si spera,
vicino al 100% di Mark. Io ho un'opinione personale, con un infortunio del genere non lo so se tornerà il Mark del 2019, ma sicuramente ha fatto vedere in Australia anche che con un po', come dire, di tempo, di metodo e con la Honda, se l'anno prossimo farà una moto un po' più discreta, Mark c'è, è tra quelli che se lo possono giocare. Ma tu, Pecco, con un ruolino di marcia così nella seconda parte di stagione, quindi con un click mentale che evidentemente ha fatto, tu lo metteresti tra il favorito l'anno prossimo, comunque vada quest'anno? Sì, insieme a Bastianini, a Quartararo e a Marquez e a Però Martin. direi Sono cinque. condizione sine qua non, però che Yamaha e Honda facciano uno step, secondo te? O già così? Yamaha sembra averlo fatto lo step, aveva portato a Misano nei test un motore nuovo che aveva fatto guadagnare moltissimi chilometri all'ora sul dritto. Un Anche motore che Franco era ovviamente loro contento. potranno usare solo l'anno prossimo, quindi dipende poi da quanto andranno avanti gli altri. Sì, è chiaro che bisogna vedere. No, la Infatti, Honda non ha bisogno di fare uno step. Se Marquez riuscisse a ritrovare la propria forma anche con una moto come quella di quest'anno, lui se la gioca. La sua moto è sempre stata una moto molto difficile da usare, la usava solo lui da quando c'è lui, da quando è andato via Pedrosa, non mi risulta che qualcun altro abbia vinto una gara con quella moto lì. sì, assolutamente vero. Ti dicevo, anche Franco Morbidelli era contento dei risultati del test a Misano quindi Sì. Yamaha. Speriamo faccia un step perché Franco è comunque un talento. Questi 2 anni bui sono pesanti. Ma invece Bezzecchi lo vedi protagonista? Una possibile stagione alla Bastianini di quest'anno, quindi l'outsider che fa Sì. qualche. Sì, assolutamente, assolutamente. Da come è cresciuto ultimamente, anche lui sarà uno decisamente forte. Adesso bisogna vedere che tipo di moto gli daranno l'anno prossimo, però le Ducati, anche se fosse la Ducati dell'anno prima, quindi quella di quest'anno, secondo me sarà sicuramente una moto ultra competitiva. Ultima domanda, poi Ma passiamo. guarda che anche Marini farà bene, sono in tanti a far bene gli italiani. Sono contento perché io avevo pensato che il futuro sarebbe stato solo degli spagnoli, invece saltano fuori un sacco di italiani che non mi aspettavo e sono molto felice di questo. E speriamo anche Diggio possa fare uno step migliore perché quest'anno mi aspettavo qualcosa di più oltre alla Pole al Mugello, però non è facile, non è facile, è stato No, non è comunque facile. Sono tanti, sono tanti, sono sono tanti. tantissimi. L'anno prossimo poi arriverà su anche E qualcun altro della Moto2. per dire il livello è alto perché qualcuno si ostina a dire che è molto basso, però poi è arrivato Petrucci dopo 2 anni di MotoGP, assente dalla MotoGP, e tutti sui social pensavano che sulla pioggia potesse fare subito top 5, e Danilo ha detto che fatica, cioè comunque rimane alto il livello, e la dimostrazione sono ovviamente le moto aiutano perché hanno fatto uno step anche le moto, però poi vanno guidate queste moto qua. Sì, no, adesso dire, cioè, questi discorsi, livello basso, livello alto, lasciano sempre molto il tempo che trovano. Il livello è il livello di quell'anno lì. Quando vinci, sicuramente hai vinto, te la sei guadagnata perché quelle moto lì, per quanti aiuti ti possano dare con l'elettronica, poi dopo, se non le sai guidare, se non le guidi, Assolutamente. arrivi dietro. E prima di parlare del tuo amore di questo periodo, della tua azienda, ti faccio l'ultima domanda. Marquez l'anno prossimo fa 30 anni. Tu nel motomondiale, diciamo, hai fatto, vado a memoria, però sei arrivato secondo e poi terzo, quando eri maturo, un pilota maturo. Secondo te, l'anno prossimo Marquez fa 30 anni, ha acquisito la maturità necessaria per non cadere più e cercare di fare una stagione matura, o quell'indole aggressiva, selvaggia, do tutto me stesso, anche se cado fa niente, ce l'avrà lo stesso? Ah, guarda, questa è una domanda da sfera di cristallo. Quest'idea di Marquez me l'ero già fatta, del fatto che lui avesse comunque
messo più testa, e poi l'ho cancellata subito quando è rientrato già l'anno scorso. Okay. Quindi se già ancora con un braccio insomma attaccato storto o comunque con dei dolori palesi, perché era sempre lì a scrollare il braccio destro, lui continuava a cercare il suo limite e a cadere, evidentemente lui è fatto così, quindi secondo me lui sarà così anche finché correrà. 30 anni sono un po' pochi per cominciare ad avere paura di cadere, secondo me, e poi comunque non siamo tutti uguali. Mi sembra che lui ancora questa paura non ce l'abbia, questo timore non ce l'abbia, quindi lui ha basato la sua forza sulla capacità di sapere arrivare a cadere cercando di farlo, secondo me. E non sarebbe andato così forte se non avesse percorso quella strada lì. Credo che oramai abbia imparato che sì, per andare forte si deve fare così, e probabilmente lo farà ancora. Ah, lui stesso ha dichiarato: mi sento ancora un bambino, quindi li crediamo. Parliamo invece di Thunderbolt, quindi abbandoniamo la MotoGP, parliamo di cose che anche ti fanno battere il cuore, a volte ti fanno innervosire, a volte ti danno felicità, ma per chi non lo sapesse, Loris ha creato questa azienda di moto elettriche per adulti, per tutti anche in realtà, che si chiama Thunderbolt. E intanto l'anno prossimo non sarà più Energica a fare la MotoE, ma Ducati, quindi magari ci sarà uno step in avanti verso il guardare la MotoE, appassionarsi alla MotoE, che potrebbe portare poi, come dire, un'iniezione positiva anche nel mercato. Tu cosa ne pensi? Allora, a prescindere dal fatto che io faccia questo tipo di mestiere adesso, di attività adesso, io sono convinto che nelle gare, e a prescindere anche dal fatto che abbiamo organizzato anche un trofeo monomarca con queste moto elettriche, che fra l'altro ci fa divertire molto, soprattutto i piloti, io credo che nelle corse la moto elettrica non abbia un gran futuro, o comunque non sia molto prossimo. Ti spiego perché una moto elettrica ti dà gusto solo se la guidi, molto gusto, ma solo se la guidi. Se la guardi è noiosa, e il fatto di non percepire, mancando il rumore, di non percepire da fuori l'emozione della potenza, di quanta potenza sta esprimendo in quel momento quella moto, è una mancanza di adrenalina da parte per il pubblico di almeno il 50% di quello che una gara di moto ti dà guardandola, soprattutto dal vivo, ma anche in televisione, perché un po' di rumore si sente anche dalla televisione. E quindi io nelle corse elettriche ci credo molto poco, per questo motivo. Invece ovviamente per l'uso cittadino, per l'uso quotidiano, sembra il futuro e sarà il futuro, evidentemente. Credo che ancora si debba aspettare una nuova generazione di batterie per decretare il successo di questo tipo di automotive, perché ancora un po' il collo di bottiglia, ancora pesi troppo alti e prestazioni troppo basse per poter sostituire l'endotermico, secondo me, a tutti gli effetti. Però sì, io qualche anno fa, per una quasi scommessa da bar, diciamo così, mi sono messo in testa di fare questa roba, e funzionicchia. Funziona molto bene a livello tecnico e a livello di soddisfazioni personali, di come funziona come va la moto, di come va il campionato, di quanto si divertono i piloti lottando veramente in 3 o 4 fino all'ultima curva, perché le moto sono assolutamente tutte identiche, e non posso dire la stessa cosa per il lato, dal lato commerciale, perché come dicevo prima, Off Records, non sono nato imprenditore, e quando uno non ha
non ha un talento, sarebbe meglio che non ci provasse nemmeno a utilizzarlo. Però dai, le sue soddisfazioni te le dà, poi, come dire, è ancora un progetto embrionale, poi richiede grande fatica, lo immagino, però potenzialmente può dartene ancora di soddisfazioni. Sì, 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 ma sai, finché si gioca, finché si fa quello che è un po' l'hobby di personale, va sempre bene. A un certo punto però bisogna anche cominciare a fare due conti e dire se ne vale la pena oppure certo, no, perché certo. Di giochi ce ne sono tanti. Certo, e hai prossimi obiettivi con la tua azienda? Ce ne hai in mente uno in particolare? Stiamo pensando di aumentare, siccome abbiamo dei costi troppo alti, perché li facciamo pochi, li facciamo tutti artigianalmente, e pochi numeri, quindi non possiamo permetterci di fare degli investimenti grandi per abbassare i costi. La moto costa veramente un po' troppo per essere un gioco, no? Quindi una moto non targata, una moto con la quale puoi andare solo in un kartodromo a divertirti o ad allenarti. Stiamo pensando di provare a capire se omologandola e mettendola su strada ci possono essere dei numeri tali per potersi permettersi degli investimenti e abbassare i costi. Ok. Ma è tutto lo stato embrionale, è solo una ricerca per ora, una ricerca di mercato. Certo. Beh, un po' come sì, forse è lo step che può, poi ovviamente farete i vostri conti, che può darvi un bacino di utenza per, come dicevi tu, abbassare per i costi. Sì, per aumentare un po' i volumi. Come dire, esporvi a una massa più ampia, quindi sì, esatto. ECMA servirà anche a questo, no? A guardare al futuro, ai motori elettrici e all'ambiente, quindi assolutamente è vero che è un gioco, come stavi dicendo tu, però un gioco che guarda al futuro, quindi complimenti, perché non è facile reinventarsi. Grazie, ci provo. Io ti ringrazio, Loris, grazie mille, sei stato gentilissimo, ti ho rubato più tempo di quello che mi avevi pronosticato, quindi grazie mille. È che io sono molto prolisso, quando non sono mai sicuro se riesco a spiegarmi bene, quindi ci metto troppo tempo. Allora, sbilanciamoci, Loris, sbilanciamoci. Come finisce a Valencia? Dammi un podio. È talmente scontato. Alla gara, dici? Sì, voglio la gara da te. Work? No, non so. Ma, mi sbilancio. Allora, a bruciapelo, Quartararo la vince? No. Ok, basta. No. Va bene, grazie mille, Loris, gentilissimo. Alla prossima, ciao. Ciao, buona serata a tutti, ciao.